L'apprendimento è legato mani e piedi all'esperienza, cioè noi impariamo con l'esperienza vissuta, non impariamo da un libro. Impariamo da un libro soltanto se la nostra esperienza è vicina a quello che descrive il libro. Le do un esempio. Se io le faccio assaggiare qualcosa, lei dopo me lo può descrivere, dopo averlo assaggiato. Se però io le chiedo di descrivere qualcosa che non ha mai assaggiato, lei dice non so. Un altro esempio. Se io le do un libro che descrive il sapore della cioccolata, lei lo legge, non ha mai mangiato la cioccolata prima, quindi non ha avuto l'esperienza della cioccolata, non capisce niente, cioè capisce quello che legge, ma non può figurarsi il sapore della cioccolata dentro di sé, nella propria esperienza, perché l'esperienza è un qualcosa che è dentro di noi. Poi do alla persona un pezzettino di cioccolata, dopodiché la persona dice ma che bella descrizione della cioccolata che ha scritto nel libro, però quello lo può dire solo dopo averla assaggiata. La tecnologia si apprende di nuovo partendo da bambini, come con l'esperienza uno capisce come le cose funzionano, pensandoci, facendo esperimenti, quindi anche l'esperimento è un'esperienza e un po' alla volta con l'intuizione che è un qualcosa di più di quello che avviene in quello che uno impara, cioè è un qualcosa che va al di là, è quello che è la creatività umana che porta a creare un'immagine che non viene, secondo questo modello mio, non viene nemmeno dal cervello, viene da una realtà più vasta che siamo noi, dalla nostra coscienza e dal nostro libero arbitrio. Quindi da lì viene l'intuizione, l'invenzione, quello che uno capisce che può fare. Non viene tutto già ben formato, viene però con la motivazione, col senso di qualcosa che si può fare. Non so, per esempio, un giorno potremo volare. Ecco che quell'idea dà una direzione alla ricerca di una persona finché arriverà magari non da sola ma con altri, e dopo generazioni di tentativi si arriverà a volare. Lo stesso che era nel 2022 avanti Cristo, cioè il talento e la capacità creativa di una persona che è in grado di manifestarsi. Perché abbiamo tutti un talento potenziale, però abbiamo bisogno anche di una spinta dall'ambiente, dalle circostanze a manifestare questo talento. Il genio è la capacità di avere un'idea, un concetto che è al di là di quello che è normalmente compreso fino a quel momento. E questo genio è anche la capacità di esprimere, ancor più di esprimere quello che sente, in maniera che sia compreso dagli altri. Perché se un genio si tiene dentro quello che ha, quando muore nessuno sa quello che aveva inventato o capito. Quindi è necessario trovare il modo anche di trasformarlo in simboli classici, in simboli come parole o come modelli che permettano poi di vedere quello che uno aveva percepito nell'intuizione. La formazione è fondamentale perché lo scibile umano è cresciuto in una maniera incredibile negli ultimi 300 anni con la scienza e quindi occorre una formazione, però non basta la formazione. La formazione permette di fare combinazioni di cose che già si sanno fare. Per fare di più occorre avere questa volontà di capire dentro le cose, avere quello che si chiama insight, la capacità di vedere dentro le cose e di volerle capire. Se uno lo vuole capire, troverà che si può capire di più di quello che si capiva prima.
Ma no, non è stata un'intuizione in quel senso, perché già c'era l'idea, cioè il computer esisteva già, no? Quindi farlo più piccolo, meno costoso e così via, era una cosa che si sapeva, no? Si sapeva, cioè se riusciamo a farlo avremo dei benefici enormi. Quindi non è stata un'invenzione nel senso che non c'era l'idea prima, l'idea era già lì, si trattava di farlo in questo caso, e occorreva la tecnologia che ho sviluppato nella ditta di prima, la Fairchild, l'Intel è stato dove ho fatto il microprocessore, quella tecnologia lì era quella che permetteva di farlo a quel tempo, perché era una tecnologia che era 5 volte più veloce della precedente e si potevano mettere 2 volte più transistori. E quindi ecco che questa tecnologia ha permesso di farlo, però occorreva anche la capacità di mettere i pezzi insieme, e questa richiedeva una persona che aveva l'esperienza dei computer, dell'architettura dei computer, del progetto logico, del progetto circuitale, di come si fanno i chip, del processo di fabbricazione, e poche persone avevano questa breadth, questa come dire orizzontalità della comprensione del problema, da poter mettere insieme queste cose, perché la prima volta che si mettono insieme queste cose ci vuole una mente sola, poi dopo si fa un team di persone che ognuno fa la sua parte, ma sanno già che la cosa funziona.